speciale è stato dato al era il premio speciale per amministratore locale a Mimmo Lucano, sindaco di Riace. Lo premia Pierpaolo Bombardieri. Beh, il sindaco di Riace quest'anno non era solo sui giornali nazionali, ma era soprattutto sui giornali di tutto il mondo, a cominciare dal Fortune, che insomma lei è diventato famoso nel mondo, era meno famoso in Italia quest'anno. Però le volevo chiedere una cosa. In Italia è molto difficile pensare che un piccolo comune possa conciliare l'amministrare bene con la solidarietà. Si pensa sempre a buchi di bilancio, difficoltà, cinghie che si allargano, si stringono. Lei in realtà ha dimostrato invece che con la solidarietà non solo il comune può funzionare bene, ma può diventare un esempio per tanti altri comuni. Qual è il segreto? Intanto c'era un po' di emozione. Per me essere qua oggi in un luogo così importante dal punto di vista istituzionale e per la presenza di personalità così importanti è un fatto che mi riempie di orgoglio, che e questo è forse il premio più importante, essere qua e raccontare di un piccolo comune mi dà la possibilità di trasmettere questo messaggio, perché la Calabria troppo spesso è nota per altri fatti che non sono certamente gratificanti, quindi questo è l'emozione che mi dà più forte oggi, che ricevo e che mi permette appunto di raccontare di un piccolo paese del profondo sud della Calabria. E poi l'altro, un aspetto che ho colto ascoltando e vedendo delle immagini, per me questo è anche un premio, perché quando si parlava della vita di Nenni, di questo suo rapporto, di questa reticenza che ha avuto per chiedere un favore al Duce, così mi sono immedesimato anche nella mia stessa vita di tutti questi anni, di questi impegni che un po' mi hanno preso talmente questa forte attrazione per i più deboli, per le persone che hanno necessità di essere aiutate. Alla fine io questo impegno della politica lo posso riassumere così, ma però mi ha fatto provare dei vuoti, mi sono ricordato anche magari delle amarezze che ho avuto con questo mio modo di fare di intendere la politica, quello che ho provocato alla mia famiglia. Mi ricordo quando c'è mia figlia qua che voglio salutare così, i miei figli sono in giro per l'Italia, non sono a Riace, e mia figlia scrisse sul suo diario, era innamorata di Pierpaolo Pasolini come me, e io questa poesia Pierpaolo Pasolini la dedica alla sua mamma Riace, io la voglio dedicare al mio papà Riace, che è diventato curdo, afghano, palestinese, un po' tutte le persone che sono arrivate a Riace questi anni, questo piccolo luogo della Calabria ionica che alla fine, rispetto a un tema così importante, globale, come quello delle migrazioni, risponde con una soluzione di umanità. Abbiamo fatto l'impossibile per, anche rompendo quelle che sono alcune volte labirinti burocratici, ma non girandoci dall'altra parte, trovando case abbandonate, facendo diventare laboratori, opportunità, costruendo una speranza. Io dico, questo è un luogo che ha dato speranza alle persone che sono arrivate, non ci siamo girati dall'altra parte. Che senso ha la politica, i valori umani, quando noi dobbiamo giustificare le nostre indifferenze, le nostre anche opportunità? Allora io penso, come sindaco, il contributo che ho dato in tutti questi anni è stato non solo un contributo di luoghi comuni, della normale routine amministrativa, ma proprio di capire che noi dovevamo dare un contributo per costruire, anche contribuire a un mondo migliore. Riace in pratica dimostra, rispetto a questo tema, dove tutte le soluzioni che vengono proposte nel mondo sono fallimentari, alzare muri, barriere, reato di clandestinità, respingimenti, soluzioni inumane. Poi dobbiamo vedere quali sono le origini delle migrazioni, le gravi responsabilità che ha il mondo a costruire proprio ricchezze informi. Allora Riace, nonostante le sue problematiche di questo paese di profondo sud, di mancanza del lavoro, mancanza
presenza e condizionamento da parte della criminalità organizzata, riesce comunque a dare una soluzione umana. Pensate, noi oggi siamo un paese di 1800 abitanti che non risolve i suoi problemi, non risolve completamente, però indica questa, e dà questo contributo al mondo, di una soluzione, che esiste una dimensione di umanità per questo tema. E noi siamo 1800 abitanti dove ci sono 500 cittadini immigrati che provengono da oltre 20 nazionalità diverse. E quindi questo rapporto della popolazione, e soprattutto nella parte alta, la popolazione di immigrati è più alta di noi. Provate ad immaginare, noi siamo un luogo delle partenze, che continua ad essere un luogo delle partenze, però nonostante tutto abbiamo accolto queste persone e continuiamo a farlo, ad essere in prima linea. Io credo così ha senso dare un contributo per migliorare il mondo. Voglio ringraziare il Presidente, l'ex Presidente della Regione Agalcio Lajero. Pensate alla Calabria, lui ha accolto quando era Presidente questo straordinario messaggio. Perché guardate, noi siamo ultimi in tantissime graduatorie, però questo profilo così di avere la spontaneità, di avere la fierezza di incontrare gli esseri umani, ma guardate, io voglio dirlo, ma com'è possibile che ci sono dei processi politici che si legano e che fondano le proprie idealità sull'odio razziale, sull'odio verso l'umanità? Allora la Calabria, quando Presidente era Agalcio Lajero, ha avuto questa percezione, quel piccolo luogo, magari conosciuto per una casualità, per i bronzi di Riace, diventava l'epicentro così di una storia che poteva trasmettere un messaggio di umanità al mondo. E lui, mi ricordo, siamo forse una delle poche regioni dove c'è una legge sull'immigrazione, chi è venuto dopo di lui ha fatto diventare lettera morta per una avversione politica. Però Riace rimane questo esempio ed io sono orgoglioso così di rappresentarlo e di costruire, di dare questa immagine di una Calabria per una volta non ultima ma prima. Leggo le motivazioni del premio. Per aver realizzato un'esperienza di accoglienza nel comune di Riace, che è uno splendido esempio di solidarietà e integrazione con gli immigrati che sono stati inseriti nella comunità, vivendo e lavorando per realizzare insieme agli abitanti del luogo una convivenza che rende tutti migliori e dà positive prospettive di vita. Per aver fatto proprio l'obiettivo di costruire una comunità di uguali, salvaguardando le tradizioni in un contesto dove le diverse culture ed aspirazioni si incontrano e generano crescita civile ed economica comune, evitando il declino di quella comunità. Grazie.